lascia stare il cannone! Piuttosto, mettiti gli occhiali! Voi due da quella parte. Fermi tutti, non vi muovete. Presto la cassaforte. Fermo, sulle mani. Bill, cerca di riconoscerli. Non è mica difficile. Ah sì, e chi sono? I soliti ignoti. Fate silenzio o vi mando al creatore. Dove, scusi? Al creatore! Non vi muovete! Se ci tenete alla pelle. Fermi tutti! Mr. Black. Mr. Black. Credevano di farmela, ma io sono molto più furbo di loro. Banditi, cretini! Nella cassetta che hanno preso non troveranno niente, perché oggi i soldi sono là. Ogni giorno un posto diverso. E con questa tecnica non ho mai subito una rapina vera e propria. Bravo, Mr. Black, congratulazioni vivissime. Silenzio! Vi proibisco di abbandonarvi a sciocche manifestazioni di letizia. Giusto. Qui si lavora, si produce e poi c'è il ponte. Ah, bravo, che bella idea. Ha intenzione di darsi all'edilizia. Il ponte? Per dire che ci sono 5 giorni di vacanza e poi chiuderemo i ponti. I conti! Via, ai vostri posti, via! Su, al lavoro, avanti! Calma, calma, signori. Tutto regolare. Con me potete stare tranquilli. Depositate con fiducia il vostro denaro. Cammina! Che c'è? Ne abbiamo beccato uno, capo. Uno? Sì. Ed è per questo che io mantengo una guardia del corpo fuori dai piedi. Andate a pattugliare la città! Come vedete, signori, ho pensato a tutto. Ecco qua, signorina. Grazie. Prego. Buongiorno. Ah, la cartolina. Il povero vecchio Rudy. Che brutta fine ha fatto, eh? Poveretto. Arrivederci.
12.600. Uscita. Entrata. Uscita. E poi io mi sono fatto pure male. Mancano $100. Entrata. Hai finito? No, la rapina mi ha fatto perdere il filo. Non cercare scuse, non è la rapina. Vabbè, ci si può anche sbagliare, no? Se i conti non tornano, torneranno. Ma i cassieri non tornano. Guarda un po' qua. Che c'è? Questa è del vecchio Rudy, da San Quintino. Ah, San Quintino. Dal penitenziario. Non capisco. Ah, non capisci, eh? L'ultimo cassiere, per un ammanco di $20.30, lavori forzati a vita. Cosa? Queste cartoline vengono tutte da là, dal penitenziario. C'è il primo cassiere, Lawrence, a manco di $12. Il successivo, McDonald, per un ammanco di $6.50. Poi Steiner, Martin, Parrish, Tennyson, O'Hara, Bill Stone, Sullivan, con ammanchi fra i $12 e i $18. Tutti ai lavori forzati? Tutti. Ma è terribile. Qui si dormisce, marmotte! Signor Bill, avete sistemato la contabilità? Tutto a posto? Signor Bill, rispondete! Chiaro e forte! Sì, signore, tutto a posto. Controllerò la riapertura della banca. Dopo le feste. Dove vai? Jane! Jane! Sì, Bill? Se sapessi, hai sentito gli spari? Sì, cos'è stato? Una rapina alla banca, saranno stati un centinaio. Oh. Beh, forse una cinquantina. Quanti cadaveri? Però armati fino ai denti. Bill. Mani in alto, hanno gridato e hanno cominciato a sparare. Le pallottole fischiavano da tutte le parti, zip, zip, zip. Io sono stato il solo ad affrontarli. Bill. Ne ho afferrato uno per il bavero e gli ho gridato, cretino, e l'ho sbattuto per terra. Davvero? Con una mano ho preso la mia Colt, con l'altra il mio Winchester, con l'altra ancora... Forse è meglio non esagerare, vero? Molto meglio. Comunque, cara mia, è cominciata una sparatoria che non ti dico. Boom, 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 chi volava da una parte, chi volava dall'altra parte. Scusa, morti quanti? E io sempre in prima linea, mica avevo paura, sai. Ho cominciato a sparare come un pazzo, boom, 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 clic. Un colpo mi ha fatto cilecca. Oh. Ma insomma, Bill, ci sono stati o no cadaveri? Sempre cadaveri, sempre morti, morti, morti. Nessuno. Lo sapevo. In questo paese, purtroppo, non muore mai nessuno. Jane, se hai bisogno di un funerale per incrementare il tuo commercio, io sarò il tuo primo caro estinto. Sul serio, Jane. È questione di vita o di morte. Ho bisogno di $100. $100? E perché? Ho fatto i conti in banca, mi mancano $100. Ma com'è possibile? Che ne so. Forse li avrò dati in più di resto, forse li avrò smarriti. Comunque, se non li rimetto a posto prima che Mr. Black se ne accorga, posso cominciare a scegliermi una bara. Io ti aiuterei molto volentieri, ma mi dispiace, non li ho. E come faccio, Jane? Come faccio? Beh, va bene. Scelgo la bara celeste. No, forse è meglio quella rosa, mi dona di più. Bill, vuoi un consiglio? Vai a Golden Valley da tuo cugino Frank. Ah, già, Frank, mio cugino, quello è un tipo in gamba. Lui si occupa di miniere, di ferrovie. Noi gli abbiamo affidato i nostri risparmi come da investire, Jane. No. Non posso lasciare il paese. Mr. Black capirebbe tutto. Le sue pattuglie armate sorvegliano le uscite della città. Non ti preoccupare. È una parola. Bill, fidati di me, ci penso io. Eh?
straniero, chi sei? Un tale. Che cosa porti là dentro? Il mio spirito. Miss Jane. Chiudi, imbecille, vuoi che mio fidanzato se ne accorga? Ma dove andate? Una missione segreta. E lui lo sa? No, Bill non lo deve sapere. D'accordo, state tranquilla, nessuno saprà mai nulla. Bene. Vai pure, straniero. Grazie, cowboy, vado. Andrà tutto bene! Speriamo! Ciao! Ciao! Ecco il generale. Oh. Frank, tesoro. Tieni giù le zampe, a quest'ora non do confidenza. Ma Frank... Ho da fare, più tardi forse. Brutta canaglia. Bravo, generale. Le donne. Salve. Andiamo ancora un giro di lì. Vai, vai. Whisky, generale? E perché no? Ecco. Hai avuto una buona idea, Whisky, però del mio. Salute. Generale, permettete una parola? Ci stareste a fare una partita, amico? Volentieri. Per giocare. Eccole qua. È un vero piacere avervi al nostro tavolo. Il piacere è tutto mio. Scusate, amici, la solita palpatina di scaramanzia prima di cominciare. Passo. Passo. Apro io. Va bene. Carte? Servito. Voi? Servito. Due carte. Anch'io sono servito. Più 100. Più 200. 300. Nemmeno a Saratoga si combatté così duramente. Non mi resta che fare appello ai miei portafortuna. Vedo. Doppia coppia. Scala. Colore.
Non basta, forestiero. Poker d'assi. Ma questi? Questi sono cinque. Cinque? Ah, sì. Deve essere stato un lapsus, sa, alle volte questi amuleti portano troppa fortuna e allora... che... No, calma, calma, signori. Hai parato, generale, ma non avrai tempo di pentirtene. Con noi non si scherza. Se ci tieni, raccomanda la tua anima a Dio. Però... mirate al petto. Ma come si... che succede? Ma la ero. Ma che? Bravo, il signore ha fatto centro. È impossibile. Ma che? Ecco la foto. Il signore è rimasto contento? Ma ti faremo vedere noi. Cugino Frank! Cugino Bill! Come stai? Siamo a terra. Mamma mia, che botta! Già, ho inciampato sullo scalino lì. Ma se non l'hai neppure toccato. Ah, no? Ma tu piuttosto cosa fai qui? Come mai sei conciato in questo modo? Sono un po' nei guai, ho pensato che se non ci si dà una mano tra parenti... Ah, giusto, giusto. Su, allora, dimmi. Beh, tu lo sai, no? Io sono vice cassiere alla banca di Silver City e mentre stavo lavorando... Che fate, sceriffo? Ormai questo non serve più, l'hanno preso ieri. Chi è stato il fortunato? Un bounty killer di Dodge City. E così mi sono detto, vado da Frank che certamente avrà $100 da anticiparmi sui dividendi della nostra società. Ehi, Frank, dico a te. Eh? A me? Cosa? Dividendi? Ma di quale società parli? Ma come non ti ricordi? Ti ho mandato i miei risparmi, anche quelli di Jane, per investirli in azioni delle tue miniere, delle tue ferrovie. Ah, sì, certo. Il guaio è che siamo stati investiti noi. Purtroppo sono crollate le miniere e sono crollati anche i ponti delle ferrovie. No. Un crack pauroso. Ma su, su, rallegrati, ce la siamo cavata abbastanza bene. Ah, ce la siamo cavata. Benissimo. Meno male, io che credevo. Abbiamo perso tutto, però non abbiamo debiti. Contento? Contentissimo. E allora su con la vita. Il tuo vecchio Frank ha sempre le mani in qualche grosso affare e non gli mancano certamente le idee. Fatti un po' vedere. L'acconciatura è perfetta. Non proprio, il poncio cade un po' male, poi è di stoffa ordinaria. No. È perfetta per quello che ho in mente io. Faremo quattrini a palate. A palate? Ti ha visto nessuno? No, non mi pare. Magnifico, ascoltami bene. Sì. Organizzeremo due o tre rapine. Ciao, sono in ritardo. Ma no, lasciami finire. Saranno finte rapine, senza nessun rischio. Ma tali da farti mettere sul capo una taglia. Cosa? Eh già, e quando la taglia sarà bella, consistente, io farò finta di catturarti e ti consegnerò lo sceriffo. Me ne vado. Aspetta, adesso viene il bello. Lo sceriffo ti metterà in cella e io intascherò la taglia. Arrivederci e scrivimi qualche volta. Ma non è finita, non è finita. Io poi ti farò evadere, eh già, e così divideremo il malloppo e chi si è visto, si è visto. Frank, e io che ti credevo un... prestarmi a un gioco simile, mai! Adesso ruberai quei cavalli. Tutti? Tutti, sì. Ma sono troppo grossi, non si potrebbe cominciare con qualcosa di più piccolo? Con delle galline, Frank. Deve essere un furto importante. E il proprietario che dirà? È un vecchio rimbambito, non potrà reagire. Sì, io intanto mi copro. La pistola? Ma cosa fai? Devi metterti bene in mostra. Sì. Tu, il sigaro. Il sigaro no, mi fa tossire. Va. Frank, questa spara. Ma deve sparare. Su, presto. Spara! Spara!
fossi in te... Se fosse in me... Butterei la pistola! Ma se solo per questo si figuri! E adesso facciamo due chiacchiere. Dentro. Dentro! No, no, grazie, non vorrei disturbare. Sono solo di passaggio, sa la campagna. Vieni dentro! Entra, dentro. Entra! E ti faccio vedere chi sono io. Obbedisci! Entra subito, subito. Su, subito ti ho detto! Buono. E non mi far perdere la pazienza. Ecco! Ora siediti su quanto vuoi. Oh, grazie! Ma che grazie, grazie! Lasciati legare. Ecco. Credevi di farmela, eh? Ma no. Ma con Calamity John non si scherza. Beh. Io conoscevo una Calamity Jane. Parenti? Sì, 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 alla lontana. Già, alla lontana dai parenti. Però pure io me la cavo con la pistola. Sì? Sì. Guarda un po'. Bravo, bravo nonnino. Li vedi quelli? Chi sono? Come chi sono? Erano i più pericolosi pistoleros di tutto l'West. E io li ho levati tutti di mezzo. E adesso con le loro taglie camperò tranquillo e beato fino alla fine dei miei giorni. E mi avevano detto che era un vecchio rimbambito. Invece complimenti, è davvero molto in gamba, camperà mille anni. E invece morirà tra un minuto. Su, sciogliti! Mentre io tengo a bada il vecchio! Muoviti! Ciao, nonnino! Tu tieni le braccia alzate e non abbassarle fino a che non te lo dirò io! Sulle braccia o ti spedisco all'altro mondo! Che bella idea, ma come ti è venuta in mente, Frank? E ricordati di tenere le braccia sempre alzate se ci tieni alla pelle! Andiamo! Vieni via! Alzate! Arrivederci, Catherine! Arrivederci! Per cominciare va bene. Guarda, lì c'è una donna sola, è l'ideale. Tu ti avvicini e la spaventi. Come la spavento? Con una prova di forza. Ma guarda che la forza ce l'ha lei, sai. Adesso tu la trascini in casa e ti fai consegnare tutto il denaro che ha. Non sono abituato a fare queste cose, Frank. Vuoi mantenere il tuo posto in sì. banca? E allora vai, e mi raccomando, fatti vedere bene in faccia. Aspetta. Il sigaro. No, il sigaro no. To, va. Sulla strenna. Mi fai male. Sono un duro io. Ai! 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 Ah, ai! Ai! Oh. Male, male. Poverino, ti fa male. Ai, male. Ai, 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 vieni, ai. Vieni a casa. Non posso. Perché non puoi? Male. Su, ti porto ai, io. Ai, sì. Sì, aspetta. Ma cosa fa? Vieni a casa, caro, su, povero pastore. Male, sì. È la prova di forza. Ecco, sdraiati qui. Il piede ti fa male. Male, poverino, male, poverino, sì. Tu buono. Non ti preoccupare, no. Ho un sistema infallibile, ti curerò io. Sì. Ha funzionato? No. Come no? No. And, sì, sì, ma ci vogliono altre applicazioni. Bel lavoro, Bill. Tieni la stretta mentre io cerco il malloppo. Bene, amico, tu cerca il malloppo, che questa me la malloppo io. Sì. Thank you.
Uno schifo. Due rapine a mano armata e solamente 500 dollari d'Italia. A me bastano e avanzano, la manco è solo di 100 dollari. Bello egoista che sei. Dopo tutto quello che faccio per aiutarti, tu pensi solo ai tuoi miserabili 100 dollari. Ma te ne rimangono 400, scusa. E che ci faccio io con 400 dollari? No, no, qui bisogna arrivare al dead or alive. Al che? Al vivo o morto. Come morto? Io non voglio mica morire. Ma no, morto per finto. Ah, vivo vero, morto finto. E già, solo così si può rialzare la taglia. Una banca. Dove? Ma no, no, è un'idea che mi è venuta. Ecco quello che ci vuole, una bella rapina a mano armata in una banca. Una rapina? Sì. A mano armata? Sì. In una banca? Sì. Col sigaro? Sì. No, il sigaro no, mi fa tossire. Giù, giù. Allora, intesi, io sarò in... Io sarò il palo e tu farai irruzione. Non sarebbe meglio che il palo lo facessi io? Ho un fisico molto più adatto del tuo, guardami. Non sembra proprio un palo? Guarda. Va. Vado? Ma cosa fa? Dove vai, Nico? In coda. Maleducato. Ma come si permette? Ah, sì, sì, è vero. Si mette in fila. Scusate. 25,40, una firmetta. Qui non si fuma, vergogna. Era spento. Presto, presto, che fra poco si chiude. Ecco. Beh. Oh, buongiorno, salve. Signor Ferri. Uno e una due. Grazie. Buongiorno. Ah. Ecco qua. Grazie. Signora, spiacente, ma per lei niente nemmeno oggi. Provi a passare domani, se non le dispiace. Pazienza, tornerò domani. Sì, brava donna. Signore, dico a lei, non abbiamo tempo da perdere. Ah, io l'ho avvertita, sa, me ne duole. Fermi tutti e tiri fuori i dollari. Mi scusi, sa, il direttore non c'è. La cassaforte è chiusa e la combinazione, sa, purtroppo la conosce soltanto lui. Non è mica colpa mia. Giusto, anche Mr. Black usa fare così. Sarà per un'altra volta. Grazie e a ben rivederla. No, 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 vieni giù. La cassaforte è chiusa. Il cassetto, fatti dare i soldi nel cassetto. Ah, ah, nel cassetto c'è sempre del liquido. Dammi il cassetto, dammi il cassetto, te lo dammo. Dai. E sono buoni, sa? Questo è falso. Oh, ma che cortesia. Teniamo gli occhi aperti, buon uomo, se non vogliamo, sì, rischiare il licenziamento. No, faccia al muro. Ah, faccia al muro, vile salariato senza dignità. Schiavo del capitale. Schiavo del capitale. Spara, disgraziato. Spara, farabutto. Spara. Fermo, non ti muovere. Spara lui. Non ti muovere. Non ti muovere. Sei un uomo morto, se fuori, fuori. Manna. Basta. Tieni le mani in aria. Adesso vedrai che taglia. Sì, ho visto. Forse sarà una giornata a prezzi popolari. Diminuite la taglia. Abbiamo a che fare con un dilettante, non merita altro. Hai sentito? Dilettante. Hai sbagliato tutto, vergognati. Sei andato per rubare dei cavalli e ti sei fatto legare alla sedia da un vecchio. Tutta colpa tua, mi avevi detto che era un vecchio, era imbecillito. Sei andato per derubare una donna sola e ti sei messa a fare l'amore. Io? Ma sei stata lei che mi ha aggredito. Sei andato per rapinare una banca e hai rubato solo 4 dollari. Sì, ma uno era falso, eh? Sai cosa ci vuole? Che ci vuole? Una strage. Ma ne sei proprio sicuro? Sì. 19 e 20, ecco. Allora, intesi, lei se ne va a Kansas City e non si fa vedere per almeno 15 giorni. D'accordo, generale. Dov'è? Vogliamo cominciare la carneficina? Aspetta, aspetta. Beh? Dammi la mano. Perché non se ne fa più niente, ciao allora, eh? Ma no, dammi la mano, devo sporcarla di sangue. Ah, sì, sì, il sangue. Sì. Devi lasciare l'impronta dappertutto. Impronte, impronte, dai, dammi qua, il sangue. Prendi il sangue. Ah, bello, rosso. Dimmi, dove ammazzi la madre? Dove ammazzi la madre? Te lo domando io, dove ammazzi la madre? E che ne so io, dimmelo tu.
Sul letto. Sì, sul letto, sì. Perché dormiva. Sì, dormiva la tapina. Sognava pure. Sì, qua, qua, sì, qua, sì, e qua. E qui, sangue, sangue. Dammi le mani, sangue. Il letto pieno di sangue. Pieno, pieno. Impronte, impronte. Tracce, tracce. Tracce. Impronte dappertutto. Dammi la mano. Sì, 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 sangue. Sangue. Dove ammazzi la bambina? Questa volta me lo devi dire tu. L'ammazzi in quell'angolo là. No, quell'angolo là non mi piace. Meglio sul muro, meglio sul muro. Ma perché? Perché l'afferro per i piedi. Sì. E poi la sbatto sul muro così. Padafà, sì. Padafà, sì. Padafà. Sì. Ah, ecco. Quanto ne vuoi. Ecco la bambina. Sì. La mucciosa dormiva qua, in fronte sangue, sangue in fronte. Avanti, dammi. Perba, la bambina spiaccicata sul muro. Spiaccicata. In fronte, avanti, dammi. Tanto sangue. Tanto ce n'è. Vado a bombo. La bambina si era seduta là, si era seduta là. Fred, ma tu lo sai che il sangue mi eccita, mi fa morire. L'odore del sangue mi fa impazzire. Sfido io. È pomodoro. È pomodoro. Pomodoro? Ma che razza di strage mi hai fatto fare, scusa? Presto, non perdiamo tempo. Sceriffo! Sceriffo! L'avete trovato? Non ancora, sceriffo? Ma abbiamo aumentato la taglia. Brutto assassino. Sceriffo, mi fareste una cortesia? Prendete il fazzoletto qua, se non vi dispiace, e soffiatemi il naso, perché... Forza. Ma cosa vi è successo? Da quel brutto momento non ho più potuto abbassare le braccia. State tranquillo, sarete vendicato. Arrivederci. Speriamo. Ma... Vigliacco, uccidere una bambina. Brutto delinquente. Merita di essere impiccato. Vi consiglio di essere molto prudenti. Questo individuo non è solo un rapinatore, è un mostro. Un mostro con le mani sporche di sangue. Dobbiamo catturarlo ad ogni costo, ovunque si trovi. Chiaro? Bene, dove sarà adesso? Troppo ormai sarà lontano. $10,000. Hai visto? Mi sembra che bastino. Adesso è il momento di agire secondo il piano. Io ti consegno allo sceriffo. Intasco la taglia, ti faccio uscire dalla prigione e poi dividiamo i soldi. Obiezioni? Almeno una dozzina. Benissimo. Andiamo. Vado? Sì. Mi raccomando, Fred. Ma figurati. Su, capito. Hanno preso il bandito. Il generale si è fatto suo. Andiamo. Muoviti! Guarda, Frank, il generale si è diventato cattivo, sai! Stai zitto, vuoi rovinare la cosa? Muoviti! Tutte le pozzanghere mi stai facendo fare! Lo sceriffo! Chiamate lo sceriffo! Lo sceriffo non c'è, è partito! Allora niente di male, ci vediamo alla prossima occasione! Non ti muovere! Calma, calma, calma! La legge deve fare il suo corso! Bene! Lasciatela correre! Buongiorno, popolo di Golden Valley, ascoltate, era tutto pomodoro, capisce? Impicchiamolo! Perché impiccarmi, amore? Mi ha violentata! Io? Sì, è un brutto! Non è vero, lui, non è vero! È lui! Impicchiamolo! È lui, è lui! Ma ti riconosci, tu non è vero! Mi ha ridotto un uomo inutile! Hai provato con un po' d'olio! No, ti pagherò i danni, vai! Niente, signori, è mio nonno, scherzava! Arrivederci a tutti e grazie per essere intervenuti! Se avete capito che si trattava soltanto di uno scherzo, era pomodoro, io sono una persona per bene come tutti voi! Arrivederci e tornate alle vostre case, grazie! È lui! È lui! Tirate! Tirate! Su! Tirate! Che aspettate? Ah, no! Voi non c'entro! Io sono una persona per bene, non c'entro niente io! Io non c'entro niente! Non sono un assassino! Non sono un assassino! Ma siete impazziti? Volete sostituirvi alla legge? È vietato fare giustizia da soli! Ognuno torni alle sue occupazioni! E in fretta! Andatevene, su! E tu alzati! Tu, presto! Ma si può sapere cosa hai fatto? La maschera di Creta, per salvare la pelle. 7.500 e 10.000. Puoi andare, Marti. Sceriffo,
E complimenti, generale. Oh, a me il denaro non interessa, no. A Saratoga fu molto più dura e per i vincitori non ci fu che una striminzita medaglia. È vero. E beh, arrivederci, grazie, sceriffo. Arrivederla, sceriffo, tanti ossequi alla signora e mi saluti i bambini. Un momento, cammina, su, cammina. Non fare lo spiritoso. Ma dove mi porta? In cella, se non ti dispiace. Ma sono libero, non... Proprio libero non direi. Ma sta pur tranquillo, che tutto andrà per il meglio. Ah, meno male. Morire devi morire. Però con un regolare processo. Mi fa piacere. Chi è? Che ci fai tu qui? Più o meno quello che ci fa lei. Ombre, tu non sai con chi parli. Non ho avuto il piacere. Io sono Miguel Alvaro, il Miranda Escobar Corugneschi Mendi. Molto lieto, le dispiace ripetere il cognome? Sa, nelle presentazioni non si capisce mai bene. Io sono il messicano. Sono il messicano. Il babà, il bandito. Conosco la sua storia, l'ho letta sui giornali. La mia storia sta scritta su tutti i cimiteri. Ah, congratulazioni. Gringo. Posso fare qualcosa per lei, signore? Hai qualche foglia? Dolente, ma momentaneamente non mi trovo foglia addosso. Voglio una foglia. Voglio una foglia. Devi darmi una foglia. E io dove trovo la foglia? Qualcuno deve trovarmi una foglia, se no impazzisco! Impazzisco! Mi sento male, mi sento tanto male. Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Poverino, cercherò di accontentarla, Momento. Una foglia... Una foglia. Ecco, questa mi sembra buona, anche un bel colore. Le piace il verde? Maledetto, ma... gringo, ma che cosa hai capito? Io voglio una foglia di coca. Voglio una foglia di coca. Voglio una foglia di coca. Ma scusi, se lei vuole la coca, io dove la trovo? Voglio una foglia di coca. E io non so dove trovarla. Ti fermo con le mani, sa? Metti giù con le mani. Io la denuncio e faccio passare un bel paio, sa? Stia fermo, vizioso, balordo. È caduta una foglia. È caduta una foglia. È già autunno. Come passa il tempo? Autunno fa cadere le ultime foglie che il messicano raccoglie stringendole a sé. Shh, che cosa mi fai dire? Ben, se mi permette l'ardire, guardi, io sono pronto a riconoscere la sua autorità. Se vuole mi posso mettere in un cantuccio all'ombra. E mi scusi per la reazione di prima, non volevo... Chi vedo? Bienvenido, amigo. E grazie altrettanto. Come sta? Niente male. E lei? Felice di vederti. Neanch'io. Fiesta! Fiesta! Allegria! Allegria! Buon umor! Buon umor! Hermano! Troppo buoni! Questa volta il nostro eroe si è ricordato della sua micetta. Ma un gingillo, giusto come aperitivo. Ah, bella. Una partita, generale. Senti un po', mamma è andata a San Diego? Sì, ieri. Beh, allora accetto, mi sento in forma. Prego. Incremento la dote, micetta, fidati di me, Togliti la giacca, però. La giacca? Sì, la giacca. Ma la giacca non posso, qui fa un freddo che si muore. Invece fa molto caldo. Vero, amici?
caldissimo. Di fronte alla maggioranza. Bravo, così. Grazie. Ah, scusi. Porca miseria. Ancora niente. Non ti preoccupare, amico. Sento tuo compagno molto vicino. Ripeti la magia zecca che ti ho insegnato, è molto efficace. Ripetemo. Ah. Ai. Oh. Bravo, così. Tu. Una otra vez. Tu. Lascia la tensione. Anda, anda. Fuego caliente, tutto a me, a lui niente. 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 Fuego caliente. Allora, generale, continuiamo o no? Un momento, vengo subito. Ti scongiuro, prestami del denaro. No. Questa volta mi rifarò sicuramente. No. Senti, senti qua. Non sento battere niente. Ma che battere, non è il cuore. Ho potuto nascondere 8 ore sotto la camicia, eh? E va bene, sei un mascalzone, però sei simpatico. E mi fai fare sempre quello che vuoi tu. Li rivoglio tutti e con gli interessi. Sì, grazie. Ecco, amici, possiamo continuare. Via il gilet. Come? Non hai sentito? Ha detto via il gilet. E perché? Perché fa caldo, molto più caldo di prima. Vero, amici? Già, si soffoca. Beh, se si soffoca, è meglio alleggerirsi. Fuego caliente, tutto a me. A lui niente. Niente. Un momentito. Che ti diceva il mexicano? E il tuo hermano si avvicina. Ah. Muchas gracias, mexicano. Fuego caliente. Vieni, mangia. Oh, l'ultimo pasto, eh? No, è la tua razione di gallette. Hai visto? Gallette. Ah, pensa a mangiare, mañana se verrà. Se verrà. Porca miseria! Sono vecchio d'un secolo, non sono mica gallette queste, sono sassi. Sassi? Sassi. Bandoleros stanno qui. No, ma possiamo scappare. Ah, no, mi rifiuto. Finché i miei non vengono qua, non me muovo. E non strillare. Perché? Il nemico ci ascolta, zitto. Il nemico? Oh, mettili qui. No, 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 io voglio stare a chi? Voglio stare a non chi? Non parlare, sennò quello si sveglia, non parlare. Seguimi, poi ti spiego. Sì. Oh.
Allora andremo al covo. Al covo? Banditi, donne, whisky. Non ti disturbare, io vado per conto mio. Amico, amico, hermano, tu mi hai liberato dalla prigione. Mi hai salvato la vista. E devi stare sempre conmigo, amico contigo. Scusa, non ho capito, amico contigo, tigo conmigo, non ho comprendito. Ma come, tigo conmigo, no? Ah, bene. Vamos, vamos. No, non posso, Michicano, non posso, c'è mio cugino Frank, io devo andare da lui. Come? Oseresti rifiutare la mia ospitalità? No, per carità, io non rifiuto nada, ma mio cugino Frank è molto importante. Al diavolo, tuo cugino Frank! Tu con me avrai un grande avvenire, tu sarai il mio luogotenente. Grazia. Ti nomino mio braccio destro. Grazia. E vedrai come ti farò divertire, ammazzeremo tanta gente, uomini, donne, bambini, accarrettate. Sì, ma non gridi, per carità, non gridi, io sono un bravo ragazzo, ma contento di poco, sa, sono modesto, non si preoccupe. Attenzione che caschiamo. Che dicevo? Cavallo. Che? Un cavallo? Oh, un cavallo, che cavallo, bellino, focoso, ermoso. Amico, faremo una vita da grande soddisfazione. Bella soddisfazione, cominciamo male, tu a cavallo e io a fetton. Faremo a turno, una volta per uno non fa male a ninguno. Ma mi raccomando però, io metà qua la corda, va bene? Alla, alla. Maledizione. I prigionieri sono fuggiti! Allarme! Generale, ma cosa è successo? Niente, sono scivolato sullo scalino. Ma voi piuttosto, cosa stavate gridando? La cella è vuota, i prigionieri sono fuggiti. Anche il mio uomo? Sì, anche quello. Allarme! No, un momento. C'è un supplemento d'Italia per la sua cattura. Certo, altri $5,000. Ah, bene, ve lo riporterò nel giro di poche ore. Vi darò qualche uomo. No, non serve. Preferisco lottare da solo, davvero bounty killer. Ditemi cosa vi occorre. Armi, munizioni, viveri. No, quando la mente è chiara, il cuore saldo e la mano è ferma, basta una cosa sola. Che cosa? È un vestito, non posso mica girare in mutande, no? Sveglia, Michicano. Ma guarda come dormi. Chicchirichì! Chicchirichio! Amor e muerte. Amor e muerte. Amor e muerte. E questa por nosotros siempre la mejor suerte. La gente sogna e spera le gioie, le fieste e los divertimientos, e invece c'è più gusto con la fame e i fallimientos. Ai, 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 ai. Es meglio una gallina mañana por la mañana que un uovo preso oggi sia pure alla parmigiana. Olé. Amore muerte, amore muerte, amore. Amore muerte. Povere Mexicano, a esta ora lo avranno già impiccato. Me gusta fuerte. Amore muerte. Amore muerte. Amore. Amor e muerte. Basta con questa musica da funerale. Juanita, baila. No tengo gana. Quando il toro dice di bailar, tu devi bailar. Vamos, muchachos, musica. Thank you.
americano era un grande ombre. E ora è spento. A chi necessita un nuovo capo? Anche se il mio corazon porta il lutto, io vi dico che il dovere mi chiama. Da este momento sono io che do gli ordini. Claro? Sì! Che cosa si nasconde dietro a questo starnuto? Freddore. Ah, ecco. Bueno, amigos, el pobre mexicano es volato en cielo. El vostro nuovo capo soy yo. C'è nessuno che ha qualcosa da obiettare? Io! Basta! Basta! Volato in cielo? No, ancora! Un po' d'acqua, per favore. Qualche d'un altro andrà al mio posto. Hai avuto troppa fretta, Thor. È sempre stato un tuo difetto. Voglio, avete fatto presto ad applaudire il nuovo capo. Mexicano, eccola la pistola. Però io starnutito, ero all'opposizione, io. Tutto quello che sa fare l'opposizione è uno starnuto. Ciao, mexicano. Ciao, Juanita. Toro, quando finisce la musica, spara! Ma che cos'è, una specie di quiz? Chi indovina il motivo spara per primo, eh? Shh, no, è un duello. Ah, un duello? Sì. Coraggio! Accatoro! Su, forza! Paura, eh? Perché, Toro, hai tanta paura? Toro, non te sbagliare, eh? Quando finisce la musica, spara! Spara! Buttatelo via! Via! Bravo, mexicano! Viva il mexicano! Chi è che ha chiesto il bis? Non si dirà che il messicano non abbia soddisfatto un amico. E tu, Little Joe, vieni qua. Capo, io ero all'opposizione. Ma no, chi hai capito? Dammi la pistola. La pistola! Che ti è venuto in mente di chiedere il bis? Perché ho fatto male. È sicuro. È un ombre feroce. Mira. Quel piede è troppo alto, porvi. Giù il piede! Te gusta? E cosa vuole che le dica? Me gusta? Mira, la mano che voleva matarmi. Via la mano! Te gusta? Che horror! Come, non te gusta? No, dicevo che horror, che me gusta mucho. L'horror, volevo dire, mi divierte, me gusta, comprende? Mira adesso la cabeza del traditor piena di tradimento! La cabeza staccata!
No. Come non te gusta, forse? Sì che me gusta, come no. Mi piace da morire, altro che le cabeze. Io mi divierto sempre con le cabeze staccate, le piccole cabesite. Bravo! Ci gioco a bocce con le cabeze io. Enseguida. Todos aquí! Ascoltatemi bene! E fate molta attenzione, perché devo dirvi una cosa molto importante! Molto importante! E adesso ci vorrà un nuovo capo. Quello che volevo dirvi era questo. Attenzione a non salire sul pulpito, perché potrebbe sfasciarsi. Beh, non ridete? Allora ballate! Bonita, se baila! Danza! Via tu, via! Ti diverti, eh? Baila, baila! Muy bien. Así se baila. Da un besito a la mia Juanita. Da un besito. Te piace, eh? Muchísimo. Ay, 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 ay. Che vita. La noche se baila e il giorno dopo ricominciano i guai. Amore muerte, amore muerte. Buenos días, muchachos, buenos días a tutti. Ma che è quest'aria da funerale? Su, ragazzi, siamo giovani, sani, allegria. Tu, Juanita, sei bella, io sono bello, noi siamo belli. Amore muerte. Lui non è bello. Dici muy bien, gringo. Se non ci fosse lui. Chi è lui? Oh. Amore muerte. Piantala con questo amore muerte, porta pure Iella. Ragazzi, ma di che cosa avete paura? Ci sono qua io, ci metterò io una buona parola, eh? Contento? Adesso sapete che faccio? Lo sveglio. Ma no, 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 ti prego, lascialo stare. Ma perché? Ma siamo amici intimi, così, come fratelli, hermanos. Mamma mia, che paura che hanno sti ragazzi. E blu 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 blu, Miguel Alvaro, Mirane, Escobar, Villasa, Grugna, Schimindi. Guarda l'uccellino, bli bli bli, guarda l'uccellino, bli bli bli. Sveglia. Sai. Ah, hai aperto gli occhietti alla luce. Come stai, mexicano? No, che bocca amara. Ma tu chi sei? Carissimo. Maledizione, tu con le mani, rispondi. Tu chi sei prima che mi salti il sangue allo so così? Ah, signor mexicano, usted es un gran burlador, se vuole prendere gioco di me. Juanita, chi è questo cialtrone? Ma è sì. Ma come, capo, non ricorda? Eravamo insieme nella prigione. Juanita, questo vuol farmi passare per pazzo. Io, ai. Amore muerte. Ah, la magia zecca, me ne ero dimenticato, sì. Forse la salvezza, può farmi sì. Ricordare chi sono. Ai, ecco, guardi. E tu, due volte. Fuego caliente, tutto a me, a lui niente. Vuoi farmi la magia, eh? Io conosco il modo di allontanarla. Io soltanto, e tu no. Ma che fa? Caliente fuego, tu sei furbo, ma io te frego. Fuego caliente, tutto a me, a lui niente. Caliente fuego, tu sei furbo, ma io te frego! Fuego caliente, tutto a me, a lui niente. Fuego caliente, tutto a me, a lui niente. Mio cugino Frank! Frank! Bill! Attento! Capo, abbiamo preso questo gringo, stava spiando qua in giro. Ma perché ti hanno legato? Adelante! Frank, come stai? Un bounty killer, immagino. No, questo è mio cugino Frank, quello che aspettavo in prigione. Uffa, basta con questa storia! Noi siamo cuginos, parentes! Sì. Capito, si conoscono, sono parenti, sì. Sono d'accordo. Chissà che cosa stanno tramando. No, ma che tramando? Niente. Guardi che io sono qui in visita di cortesia. Sì. Permetti che te presenti mio cugino Frank? Piacere. Juanita, questi due signori stanno fermi da troppo tempo.
Forse un balletto non gli farebbe male. Ma che fa? Ma no, no, via tutti! Tutti! Venite! Anda! Frank, non hai l'idea quello che sto passando. Basta! È così bravo. Ha ragione, basta. Non male. Cambiamo programma. Eh sì, passiamo a secondo canale. Cosa vi piacerebbe? Ma non beh, so. Frank, tu hai fatto colazione. Io no. E nemmeno io. E dopo questo balletto uno spuntino non ci starebbe male. Ah, è così, un panino con una fettina di prosciutto di montagna. Eh sì. Joe! Joe! Io invece proporrei un bel duello. D'accordo. Beh? Beh, no, il duello proprio no, guarda, no, no, non è il caso. No, mi dispiace, il duello non si può fare perché non c'è l'unanimità. Non c'è. Oh, e ora tu il duello lo fai! No, un momento, io sono ancora giovane, non ho voglia di morire. Giovane? Beh, maturo, ma non nell'età della morte, diciamo. Coraggio, cugino, non diamogli soddisfazione. Fagli vedere che sei un uomo, su, fai vedere. Risparmiati il fiato, io mi batterò con tutti e due, prendi! Con tutti e due? Ma che fa? Guardi che non è legale, signor. E quando finisce la musica, sparate! Se avete tempo. Caroline. Caroline. Mia adorata Caroline. Io ti voglio bene. Nessuno al mondo ti vuole bene come me. Tu sei bella, Caroline. Tu sei la più bella di tutte. Tu sei mia, 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 Caroline. Caroline. Eppure io quello l'ho conosciuto. E a me che me ne frega. La musica sta per finire. Dici? Via! Ride. Si diverte. Con la coca gli è tornata la memoria. También como su padre. Como su padre. Saludos, amigos. Mio hermano, tu mi hai salvato dalla prigione. Oh, sei più amico dei miei cavalieros. Voi siete miei amici. Vamos, sentamos. E ora ditemi. Mastichi, mastichi, perché non si sa mai. Già, ci scappasse qualche altro duello. Già. Niente duello, noi siamo amici. Bene. Piuttosto, dimmi un po'. Ma come mai ti trovavi nella prigione di Golden Valley? E perché tuo cugino ha tardato? Dunque, beh, sai, i casi della vita, speculazioni sbagliate. No, Frank, il nostro hermano ha il diritto di conoscere tutta la verità. Dunque, deve sapere, caro signor Mexicano. Niente, signor. Solo amico. Mucho bien. Dunque, devi sapere, caro amico, che io sono vicecassiere alla banca di Silver City. Cosa? Ho comprendito bene. Sì, mastica, mastica. Hai comprendito bene. Vicecassiere della banca di Silver City. Vicecassiere aggiunto da circa 3 mesi. Questa notizia è molto importante. Ah, sì? È la più bella notizia del mondo. Oh, che gioia. Tu vieni conmigo. No, aspetta, non ho mica finito tutto il racconto. Sì, giù. Non mi occorre sapere altro. Ah, no? Questa notizia devo comunicarla a mio padre. Tuo cugino resterà qui a godere della nostra ospitalità. Oh, vieni! No, guardi, non faccia complimenti, io posso venire con voi. Fermate, il capo ha detto di rimanere. Su, cammina. Avanti. Hai
hai paura del coyote? Io ho paura del coyote. Figurati, col coyote siamo così. Ah, sì. Ah, dai, muoviti. Vieni. Forza. Pensa a chi? Forse era meglio venire di giorno. Dopotutto non è su una notizia molto importante. Ho deciso tutto, amico. Taci e ascolta. Non disturbare. Riposo eterno. Non vorranno essere disturbati. Se lo faccio io. E io che faccio? Tuo padre sta a chi? Da 5 anni. Oh, condoglianze. Un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai. Lasciami. Tomba. Prego. Preghi, preghi pure liberamente, tanto io... Ma no, ho detto prego per dire prego. Ah. Un poco di raccoglimento. Sì. Padre, sono io, ascolti. Sono io, il tuo nigno. Come hai detto? È il tuo nigno. Ricordi. Nigno. Resta qui, a dove vas? Dammi un segno che mi senti. Scusa Michele Alvaro Escobar Vigliasa Corugna Schimindi. Prima dagli schiaffetti, poi sputi in faccia. Ecco. Vieni nella tomba. La testa. Come è finita questa scala, adagio. Torniamo indietro. Al covo si sta meglio. Padre, che gioia rivederti. No, io me ne vado, no. Padre mio. Figlio, che chiede? Parla, ma scusa, è vivo o morto? Ma che è morto, è vivo. Ah, bene, bravo. È vero, padre, che sei vivo? Vivo, vivo. Bene, Sacchi, dammi una mano. Bene, mi fa piacere vedere gente. Purtroppo mi sono dovuto ritirare qui perché mi davano la caccia ben 10 sceriffi. Ah, 10 sceriffi, complimenti. Mamma! No, no, è la mamma, è la nonna. Nonna Manuela. Molto lieto. La signora è defunta o si è ritirata anche lei? Ti ricordi della nonna Manuela? La nonna Manuela? Come cucinava bene. Faceva le tortillas meglio di chiunque altro. Ah, le tortillas della nonna Manuela. Che brava. E poi me la ricordo anche per la coca. Scusa, non è per essere pignolo, ma prima hai detto che cucinava lei. Adesso dici che aveva la coca. La coca, questa. Mi insegno lei a masticarla. Ah, quella. Monella. Padre, ho una notizia massa importante do mondo. Silenzio. Le regole dell'ospitalità, prima di tutto. Ma... un aperitivo in onore del nostro ospite. A usted, es muy bonito. Tienes, amigo? Por mí? Sì. Acquadiente, è venuta molto buona. Buena. Per farla fermentare, quando hanno portato lo zio Miguel, che era ancora caliente, caldo, l'abbiamo messa sotto le ascelle. Oh, e adesso, dopo aver bevuto... Sotto le ascelle. Bisogna comer, mangiare. No, grazie, guardi, non si disturbi. No, mi creda, non ho fame, diglielo, non ho fame. Scusa, padre, ma... Silenzio! Educazione, muchacho! Oh, l'ospitalità, caramba! Fate bene attenzione, seguite la mano, non c'è niente, guardate la mano, guardate qui... Hopla! Una rosa, ecco qui, una rosa per coda! Calma, ce n'è per tutte! E non è finita. Attenzione! Niente nella mano destra, niente nella mano sinistra! Oh! Che ve ne pare? Calma! E giarrettiere, ecco qui! Il segreto è nella rapidità dei movimenti. Le mani devono muoversi sempre, agitarsi di continuo. Adesso vi farò assistere ad una sparizione rapidissima. Nessuno di voi ha mezzo dollaro? Claro che sì. Ecco, gringo. Attenzione, questo è un giochetto che potrebbe fare anche un bimbo facilissimo. Ecco il mezzo dollaro. Lo metto su questa mano. Lo copro con quest'altra mano. Qui c'è una mano di troppo. Che volete? Vamos, il nostro capo vuole fare 4 chiacchiere con te. Ci Ma aspetta io... la fazenda. Sono con delle signore, potrei aspettarlo qui. Ah no, presto che ci sono molte miglia da fare. A cavallo? Noi a cavallo. Ah... Signore? Come? Gringo, mi abbandoni così?
Poverina, io piaccio molto alle donne. Cosa vuoi, alma de mi vida? Il beso dell'addio? Ma no, il mezzo dollaro. Regalo, vamos! Salutami tuo cugino, il mio Bill adorato. Io sono dell'opinione che a stomaco pieno si ragiona meglio. Ancora un pochito, per favore. Oh, ancora, muy bien. Perdona, padre, ma devo dirti una cosa molto... Silenzio! E stai zitto, mangia, non fai che parlare. Squisito. Ah, ti gusta la mia cucina, straniero, eh? Mucho, muchissimo. Specialmente il brodino di poco fa. Una delizia. Sfido io. E qui, per fortuna, le ossa non mancano mai. Tante, tante ossa. Le ossa? No, allora peggio di Rosmundo, ho bevuto il brodino di ossa d'antenati. Ma che intende, se straniero? Parlo delle ossa del bisonte, di costata di bisonte. Ah, non... Appena matato. io che credevo, mi sento meglio. Padre, devo dirti una cosa. Silenzio, non abbiamo finito. Ah, scusa, padre, è una notizia muy, muy importante. No, non ci credo, sei il solito tonto. Ma vediamo se è muy, muy importante. Habla. Questo è il cassiere della banca di Silver City. No! Sì. E perché non me l'hai detto subito, imbecille, criminale, indrogato? Ah, lo sa pure tuo padre che sei vizioso. Padre, io ho pensato, ho creduto che tu... Silenzio! Tieni la bocca chiusa, basto io a pensare. Amico, ero sicuro che prima di morire il cielo mi avrebbe fatto questa grazia. Già. Quel maledetto Mr. Black, sempre lì alla banca. Sempre, purtroppo. Con la sua mania di cambiare ogni giorno posto alla cassaforte. No, proprio così. E tu lì sei il cassiere. Sì, signor. Amico, vieni conmigo. Ma dove? Lo vedi, questo cunicolo? Sì. Questo porta proprio sotto il pavimento della banca. Oh, bravo, è stato lei a scavarlo. Sì. Complimenti, grazie. Complimenti vivissimi, bravo. Grazie. Dunque, tu sei il cassiere della banca, vero? Il vice cassiere aggiunto. Beh, non adesso. Importa. Ascolta, tu andrai in banca e appena avrai individuato dov'è la cassaforte, tu darai dei colpi al pavimento. To. Se invece le cose si complicassero, batterai allora dei colpi più in fretta. No. Io sono un impiegato integerrimo, in quella banca ci lavoro. Come si permette? Oh, ma per chi mi ha preso? Ma, va bene, come non detto. Escuchami, amico. Ti ho dato da bere e tu hai bevuto. Questo è vero. Ti ho dato da mangiare e tu hai mangiato. Questo è vero. E adesso se tu non vai in banca, già te mato. Cosa fa? Ti ammazza. E io vado in banca. Non posso. Perché? Perché sono vestito da rapinatore, mi riconoscerebbero. Oh, tutta la città è piena di fotografie mie, wanted. Poi mi chiedono l'autografo, non posso arrivederci. Ma no, nada paura, amico. Nada paura. Sai che cosa gli diamo? Che cosa? Il vestito dello zio Miguel. Imbecille. Non si fanno le boccacce al genitore. E di mio cugino Frank che ne farete? Lo terremo in ostaggio. Preso il bottino ce lo divideremo fra noi. Non sarà facile, la banca è piena di gente così. Non importa, amico. Tienes, questo è Gasa, la papaverina, li addormenterà tutti. Però mi raccomando, attenzione, eh? Introduci bene nel naso questi due tappi filtranti. Tappi? Perché? Per evitare di cadere vittima del gas. Adesso mi dici imbecille. Cretino. Lo dici. Si è sbagliato, ah. A che ora vai in banca? Alle 9. Mi raccomando, puntuale. Alle 9. Buongiorno, Mr. Black. Buongiorno, Mr. Black. Buongiorno, Mr. Black. Buongiorno, Mr. Black. Mr. Ship, non vedo il vostro assistente. Veramente, in questi giorni di chiusura io... Ah, eccolo. Oh, scusa, amico. Buongiorno, Mr. Black. Il ritardo, come al solito. Oggi ben 15 secondi. 14 secondi e 8 decimi, per l'esattezza. Come vi siete conciato? Stamattina non trovavo più vestiti, mi sono messo questo. E se permette, gliela accendo io. Che dov'è? L'osso per il cane. Zio Miguel era ancora caldo. Venite a me appena possibile. Sì, signore. Dobbiamo rivedere la contabilità della scorsa settimana. Sì, signore. Oh, che bella spilla. Con le mani? Sì, signore. A loro! Sì, signore. Che hai fatto in questi giorni, eh? Niente, che vuoi fare? Un mortorio. Sì, eh? Buongiorno. Buongiorno. Sono lo sceriffo di Golden Valley. Vorrei parlare con Mr. Black. Subito. Mr. Black! Mr. Black! C'è lo sceriffo di Golden Valley.
Oh, sceriffo, sono a vostra disposizione. Dici uno sempre voi, cosa state facendo, idiota? Una pulitina alle scarpe, sono sporche. Via. Accomodatevi. Allora, sceriffo, che c'è? Sto cercando due banditi fuggiti di prigione. Due banditi? Sì, c'è una grossa taglia sulla loro testa. Oh, sono stati avvertiti, prego, tutti gli sceriffi della contea. Hanno l'ordine di catturarli, vivi o morti. No, no, mamma, i colpi. Signore, piano, per favore, piano, signore. Oh. Ma che stai facendo, Bill? E ti pare la maniera questa? Sei impazzito? E allora? Mi si erano addormentate le gambe. La compagnia fai è uscita, tutto questo, eh? Ma cosa? Faccia via, è impazzito. Piano! Bill! Jane! Oh, Jane! Bill! Zitta! Bill! Bill, senti! Zitta! Di là, c'è lo sceriffo, dopo signorina ti racconto! Jane! Ci vediamo dopo, zitta! Desiderate rispondi qualcosa? Va bene, allora, ma non rispondi. Puoi... sì, vorrei cambiare! Oh. Mamma mia, di nuovo! Oh. Signorina! Vai via, Jane, vai come? Via! Bill, insomma, vuoi lasciarmi in pace? Lasciami lavorare, no, che roba. Ecco, grazie. A voi, signorina. Tutto a posto, eh? Vai via, Jane, vai via, via! Oh! Come ha visto, sceriffo, ho preso tutte le precauzioni. Ma è meglio essere prudenti. Arrivederla. Ah! Insomma, che succede stamattina? Perché non siete al vostro posto? Questi li mettiamo in cassaforte. Sì, signore. Quanto a voi... finitela di starmi fra i piedi! Venite di là! Sì, signore. Ascolta, Bill. Ciao, Jane. Adesso vai via, dopo ti spiego, eh. Ciao. Ciao. Ma che fai? Zitta, adesso vai via, dopo. Ma... permesso. Avanti. Grazie. Ad una prima occhiatina, le vostre somme mi sono apparse inesatte. Come inesatte? È possibile. Cosa avete nel Sono un po' raffreddato. Stava dicendo che le somme sono inesatte. Però, per voi... cosa? Non sia così. Si sente male? E dove? Dove le fa male? Si metta a sedere, così si rilassi, così rilassi. Ecco, un momento. Cerchio alla testa, vero? Sì! I capi! Non vedo più niente. Oh, mamma, le gambe. Come si chiude qua? Mia adorata Caroline, io sono sicuro che tu mi darai delle grandi soddisfazioni. E quando arriverà quel giorno, tu sarai la più bella. E tutti mi invidieranno, Caroline, perché tu sei mia. Mia. Caroline. Per favore, slegatemi, tanto io non scappo. Ma perché? Noi obbediamo agli ordini del capo. Ma almeno grattatemi la schiena, altrimenti impazzisco. Resta, vieni.
Ah, lei è molto gentile. Sì, 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 che bello. Un po' più in basso a destra. Eccoli lì. Ma è carico? Sicuro che è carico. Allora basta, grazie, non mi prude più. Prega che il colpo sia riuscito, generale, altrimenti... Vorrei sapere che cosa c'entro io. Eccoli! Arrivano! Tutto bene! Slegatelo! Colpo perfetto, amico. Oh, meno male. È mio cugino. Arriverà tra poco. Tu intanto mi aiuterai ad aprire la casa forte. Sì. Scaricate! Vamos! Sì, sì. Largo! Apri. Non so se sarò in grado. Non ho con me tutti gli strumenti. Ci vorrebbe la dinamite, ma paura che vada a fare tutto il dinero. Forse ci sarà una serratura segreta. Per me le serrature non hanno segreti. Questo liquido servirà ad ammorbidire gli ingranaggi. Ma che se passa? Aveva sete. Avanti, enseguida, sì, sì, enseguida. Si calma, un momento. Ma che, ci vorrebbe una lama più lunga. Spiani. Con prudenza, Por la cabeza, ma che se passa? È una serratura sensibilissima. Ecco. Ecco, ci sono. Ecco. Forza! Tira! Buongiorno. Che scherzo è questo? Mr. Black cambia sempre posto ai soldi. Io credevo che fosse la cassaforte. Hai mandato all'aria il più bel colpo della mia carriera. Io non c'entro proprio niente, ho fatto tutto per benino io. Mi reggi? Credi, amico, e adesso che gli dirò a mio padre? E che ne so, raccontagli una barzelletta. Ah, la sai quella dei pappagalli? C'era una volta un pappagallo e un lupo. No! Mangiava... Ah, no! Dagli la pistola. La pistola? Oh, no, no, grazie, Mexicano, non mi serve più adesso. Io grazie, non uccido mai nessuno che non sia armato. Armado? Sì. Uccidere? Sì. Ma come? Noi siamo amigos, hermanos, non recuerde, Mexicano, hermanos, Frank e Bill, sì, fratelli di latte. Perché, zitto? E preparati a morire. A morire? Sì. Forse non ha mangiato la foglia. E l'ha mangiata la foglia, l'ho mangiata. Ah, sì? Ed ho capito che voi due siete la mia disgrazia, ma io vi ucciderò tutti e due, una alla volta. Ma io che c'entro? Non ho partecipato al colpo. Aspetta il tuo turno, tu. Mettiti in fila, prego. Vamos. Ma dove vado? Muoviti. Io? E prima che finisca la musica, spara, se ci riesci. Carolina, Carolina, come sei bella, sei la più bella di tutte. Ti piace, Carolina? Vedrai che vincerai il concorso di bellezza. Vedrai che coppa. Fermo, non ti muovere. Mani in alto. Niente coppa, ci farò tutte salsicce. Carina la musichetta. Zitto! Tu!
Bill. Bill, sveglia, sveglia. Sveglia! Ah, chi è? Chi è? La musica è finita! Sono morto! Zitto, non sei morto, ma non urlare, per carità. Tutti morti! Li ho ammazzati tutti! Frank! Cugino! Vieni qua! Vieni! Frank! Li ho ammazzati tutti, con questa. Ma che ammazzati, dormono. Ah, sì? Sì. Per forza, poverini, con quella musica non finiva mai. Già, su, presto, non c'è tempo da perdere. Filiamo prima che si sveglino. Su. Ah, qui, qui. Così dormiranno fino a domani. Mani in alto! State fermi. Non vi muovete. E lo sceriffo? Ma guarda un che po', fa? Ma non sono un bandito, sceriffo. Ma come, non mi riconoscete? Sono il generale. Guardatemi bene. Siamo innocenti. Se il colpo alla banca di Silver City è andato male, è merito mio. È vero. Vero? Dico bugie? No, assolutamente. Non solo, ma abbiamo anche addormentato il messicano con tutta la sua banda. Adesso voi potete prenderli e legarli come salami. Per voi sta bene. Ma questo è quello scappato di galera. Dai, Frank, spiegaglielo tu. L'abbiamo fatta apposta, ecco, per apposta. Poter arrivare a catturare il messicano e la sua banda. È vero. È proprio il messicano. E come no, sono un generale, non dico bugie. Se è così, allora voi due siete indubbiamente benemeriti della legge. Eroi da me... Piano. Bravi, avete fatto un buon lavoro. Allora la taglia aspetta a voi. Già. Hai sentito? La taglia è peccato. Questi 20.000 dollari speravo proprio di potermeli guadagnare io. 20.000 dollari? Il cassiere sono io, Non ho mai avuto 20.000 dollari in vita mia. Stai tranquillo, ti insegnerò io a farli fruttare con abilità. Ehi, buon uomo, è questa la strada per Santa Fe? Ma guarda che si vede, come va, signor padre? Frank, non ti preoccupare, è una bravissima persona. Sì, ma chi è? È il padre del messicano, un amico pure lui. Ah, sì? Al dinero. Ma che dinero? Usted è un amico, non recuerda. Hanno arrestato mio figlio, e il dinero servirà per gli avvocati. Ma non si fidi degli avvocati, no. Sa com'è, fanno un sacco di pasticci per specularci sopra. O comincia la musica! Ah, ma allora è un vizio di famiglia questo! Presto! Sì, sì, eccoli, stanno arrivando, per forza, no? Eccoli qua, belli puliti! Ah. Adios! Adios! Porca miseria! Ma si può essere più scalognati di così? Sei portato via il nostro dinero! Il nostro dinero! E lui ride. Ma che ridi? Cos'hai da ridere? Che ridi? Ma che fai? Frank, non sarai impazzito pure tu, Frank? Cugino! Frank, hai salvato il nostro dinero, Frank! Generale, ammiraglio, imperatore, capo degli indiani, tutto sei! Sai che ti dico, Frank? Siamo giovani, belli, abbiamo un sacco di soldi, andremo nei saloon. Sì, andremo nei saloon. Sì, nei saloon, punteremo sul rosso e sul nero. Rosso e tutte nero. Tutte le donne devono essere nostre. Tutte. Tutte, egiziane, giapponesi, toscane, africane, calabresi, siciliane, cinesi, tutte le donne devono essere nostre. Tutte le donne. Ehi, Bill, ve ne bastano due. Solo due. Una per uno. Siamo di nuovo a terra. Non ti preoccupare, per sposare ci vuole un prete. Qui per fortuna preti non ce ne sono. Ne sei proprio sicuro? Ti aspettavo, figliolo. Tutto è pronto per la cerimonia. Rallegramenti. Queste sono le vostre dilettissime spose. Dilettissime che? Ma veramente? Come? E che vuoi fare? Bravi, bravi. Bill, che c'è scritto? Dove? Qui,
Fine!